Secondo la Corte dei Conti, ogni anno la corruzione ci costa 60 miliardi di euro. Nel 2012 Transparency International ha commissionato uno studio per far valutare l'indice di percezione della corruzione. Su 176 paesi l'Italia è risultata al 72esimo posto, sopra di noi il Ghana, il Ruanda e il Botswana. La corruzione purtroppo è presente a tutti i livelli. Può capitare di scoprire e voler segnalare anche degli illeciti sul posto di lavoro. Per tutta conseguenza si rischia di venire isolati dai propri colleghi, subire mobbing, ricevere lettere di licenziamento, minacce anche di morte e una quantità infinita di cause civili e penali. Il whistleblowing è un termine che in inglese significa suonatore di fischietto. È un modo per fare la propria parte, per segnalare gli illeciti che si sono scoperti. È un'alternativa al silenzio. Il whistleblower è un segnalatore. A settembre 2012, Bradley Birkenfeld ha ricevuto 104 milioni di euro da parte del fisco statunitense per aver segnalato l'evasione fiscale attraverso conti offshore da parte di facoltosi contribuenti statunitensi. Nel 2011 sono stati recuperati in America 46 milioni di dollari, nel 2010 addirittura 464 milioni, grazie alle segnalazioni dei whistleblower. La vicenda di un whistleblower italiano inizia nel 2008. Enrico Ceci viene assunto presso una banca come operatore di sportello quando inavvertitamente commette un errore informatico e scopre una falla nel sistema. Quella falla nel sistema informatico consentiva di nascondere la reale giacenza della valuta estera delle filiali alla sede centrale della banca. Ha segnalato questa cosa ai propri titolari e di tutta risposta ha ricevuto una lettera di licenziamento e contro di lui sono state intentate numerose cause civili e penali. Il Movimento 5 Stelle considera i segnalatori una risorsa per lottare contro la corruzione, per promuovere una rinascita culturale, sociale ed economica. Per questo motivo già nel maggio 2013 ho depositato una proposta di legge che, se fosse già efficace, prevederebbe una tutela dei whistleblower. Le loro segnalazioni verrebbero raccolte da uffici preposti. Finalmente, molti casi di corruzione emergerebbero a grande beneficio per la comunità. Per mercoledì 16 luglio ho organizzato presso la Camera dei Deputati un convegno proprio su questo tema e si terrà in sala Aldo Moro alle ore 16. Saranno presenti esponenti di Riparte il Futuro, di Transparency International, di Hermes Center e due segnalatori italiani. Il convegno sarà in diretta streaming sul canale YouTube M5S Parlamento. Per promuovere la tutela dei whistleblower, per garantirne la sicurezza, è necessario un rinnovamento culturale. Ogni cittadino può fare la differenza per il proprio territorio e per il proprio paese, sia a livello culturale che economico. Ognuno di noi può essere un whistleblower, ognuno di noi ha il diritto ad essere un segnalatore.